Grazie, sì, scusate il ritardo, ma i 4 km di coda in autostrada mi hanno. Non sì. Esatto, Si sì, 4 giorni. Ma può interpretavo venire il in giro, sì, con la stessa interpreta come un segnale assolutamente positivo, no, di ripresa della stagione turistico-balneare. Pochi saluti dell'assessore Gazzolo, della giunta e in particolare dell'assessore Gazzolo che ci teneva a partecipare, poi è stata a dirlo di Roma, non te la ricordi solo per le schifezze dell'Adriatico, bisognerà imparare, ecco, questo in mi maniera sono di ricreduta. comunicazione integrata, bisognerà imparare anche nella comunicazione, ma non erano assolutamente, perché mi viene una delle battute che voglio recuperare dopo, però ve l'anticipo adesso, noi con Cessauro Pari. È uno dei cruci del mio presidente, e credo di interpretare anche il pensiero del sindaco, è che effettivamente quando questi sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di attività sul territorio funzionano, poi il rischio è che i segnali vengano interpretati in maniera negativa, perché abbiamo il più alto numero di tartarughe spiaggiate in Adriatico, e quindi a partire dal mio presidente Errani dice, oibò, perché? Perché muoiono in Adriatico, perché c'è qualche effetto impattante? No, perché effettivamente in questo di recupero sia di animali morti sia di animali da soccorrere nell'ospedale di Riccione, nell'ospedale delle tartarughe. Questo evidentemente è fondamentale poi per desumere conoscenza, acquisire conoscenza fondamentale per quelle che sono le attività di monitoraggio e conoscenza dell'Adriatico. E quindi particolare vitalità dell'Adriatico, di questa parte dell'Adriatico, per poi sicuramente restituire l'impegno di una comunità che, devo dire, a partire ormai da diversi anni sta cercando di formarsi sulla spinta di quelle che sono le linee guida regionali, gestione integrata, gli effetti in termini di attuazione, però abbiamo dei segnali forti di un sistema, rete di integrazione che, come delle finalità della gestione integrata delle zone costiere, prevede di mettere insieme ambiente, economia e sociale. Non possiamo evidentemente prenderci in carico attraverso tutti i vari settori. Vedo alcuni operatori e devo dire che tra le ricadute, io vorrei segnalare alcune esperienze che credo abbastanza efficaci e vincenti dei pescatori e del sistema dell'acquacoltura. E lì abbiamo in sostanza condiviso con gli operatori degli obiettivi comuni, perché intervenire insieme in maniera integrata sulla sacca di coda vuol dire salvaguardare l'ambiente, un ecosistema unico alla produzione, e quindi insieme stiamo guardando a programmi di misure di intervento che possano conciliare un miglioramento della produttività dei sistemi di acquacoltura con il miglioramento della qualità ecosistemica. Guardarsi e approcciare un'area assolutamente vasta che travalica i confini non solo regionali ma anche nazionali. Su questo credo che alcuni passaggi importanti siano stati fatti. Ne approfitto per dire, facciamo lo sforzo e l'impegno del Mare Adriatico, che ha visto coinvolti anche partner dell'altra parte, sponda dell'Adriatico, è disponibile sul sito. Io credo che sia fondamentale, nella logica di trovare le sinergie e non correre il rischio di ripetizione o sovrapposizioni, utilizzare uno strumento condiviso a livello di intero sistema adriatico. Un altro aspetto che volevo richiamare, che mi è venuto in mente durante la relazione della Irene De Gennarolamo, è la questione dei rifiuti, dei trovanti e di quelli dispersi. Dei bandi di gara per l'affidamento, vedo la raffineria di Porto con cui stiamo lavorando assiduamente per la predisposizione dei capitolati di gara per la gestione dei rifiuti portuali. Io credo che quello possa essere una buona base se lavoriamo ancora insieme in maniera integrata, guardando ai reciproci interessi, ritrovati in mare, quindi credo che la loro quantificazione sia uno strumento estremamente importante. Evidentemente anche in quel caso dobbiamo trovare i reciproci interessi. È impensabile che l'attività di pesca si possa sobbarcare gli oneri anche dello smaltimento attraverso la sua attività, recuperato questi rifiuti, accollare anche a questo soggetto gli oneri relativi allo smaltimento.
io credo che in un momento in cui si parla di programmazione integrata multidisciplinare, si sta parlando dei nuovi strumenti del Fondo Europeo della Pesca e di tutti gli affari marittimi, credo che quelli possano essere dei contesti giusti per ritrovare appunto quelle sinergie. Anche in questo caso noi daremo tutta la disponibilità tecnica, perché siamo proprio alla vigilia della predisposizione di anche questa tipologia di rifiuti. Il contesto internazionale, io credo, l'ha detto la Bissoli, siamo fortemente convinti che debba essere partecipato dalle regioni, quindi guardiamo con attenzione a quelli che sono i ruoli sia di livello statale sia di livello regionale e a tutta l'attività che si sta mettendo in campo per la definizione della macro regione Adriatico-Ionica, fondamentale per gli aspetti relativi alla futura programmazione dei fondi europei. Ho finito, ma richiamavo questo aspetto finanziario perché è fondamentale. Sostenere queste reti di monitoraggio, evidentemente per il momento possiamo contare su delle risorse, non tantissime, del decreto, sebbene le scadenze della strategia marina siano al 2020, credo che sia uno degli aspetti più importanti che riguarderà non noi ma anche le prossime e le future generazioni. Quindi guardiamo con attenzione la possibilità di integrare strumenti di finanziamento anche di carattere europeo, ripeto, dal punto di vista di Ionica e alla futura programmazione di fondi strutturali. Bene, grazie.